via da lì, stai davanti alla palla, bello. Gol. E gol! Domenico Berardi la butta dentro l'uscio! Gol! Domenico Berardi, un assist bellissimo di Laurete che lo pesca dentro l'area piccola e non può fare altro che spingerla. Pus dentro all'uscio. Vai Sassol, te l'ho detto Marcello che c'eravamo. Ah, c'è un check. Ah, c'è. No, fuori gioco. Fuori gioco di rientro. Fuori forse. Gioco, ma è già l'ufficialità? Sì. Vabbè, ci è andata bene. Mkhitaryan va a cambiare per Bellanova che mette giù molto bene. Poi Brozo alza la testa, vede Lukaku, va dall'altra parte su Di Marco, la palla arriva al laterale Pietro, nerazzurro. Scarica. Il pallone per Correa! Il destro! La parata gol! Joaquin! No. Correa! Fuori gioco. Sì. A parte fuori gioco, è la partita di fuori era gioco. Un gol regalato da consigli questo, veramente. Di Berardi che acquista il pallone sulla fascia destra, si guarda intorno, cerca di crossare, attenzione dentro l'area, colpo di testa, bellissimo di Martin Henrique, tutto solo, fuori di pochissimo. E allora Brozo probabilmente andrà indietro, infatti è così, perde Vrai, che ragazzi, ha spazio. Su. Linea mediana, D'Ambrosio, va, no, non allarga per Bellanova, va a cercare Bravo. Romelu, mamma questa mia. È buona l'azione di Romelu, si gira Romelu! Mamma mia, che gol fa Romelu Lukaku! Che gol ragazzi, che gol! Che dei pali da 30 metri, il difensore dietro non lo tiene, lui indietreggia, stoppa la palla, si gira, sinistro sotto l'incrocio, 25 metri, così lì non ci arriva, un gol di Lukaku clamoroso, 1-0 per l'Inter, Romelu Lukaku. E guai a voi se pensate che rinnovare il prestito di questo giocatore non sia una buona idea. Questo è un grande giocatore, sì, grandissimo qua, gol. Abbiamo sbagliato, gli abbiamo lasciato troppo campo a centrocampo, non... Guarda come è processo. La so che ha cercato di fermarlo, l'ha fatto girare. Non puoi far girare un giocatore così dentro all'area. Non lo puoi far girare. C'è 25 metri dentro l'area, 25 metri lontano. No. Parte Dima col mancino, chiama lo schema. Arriva il cross di Di Marco sul secondo palo, molto lungo. Non ci può arrivare nessuno. La va a recuperare dall'altra parte Brozovic, che può provare il controcross, ma poi preferisce dare la palla indietro per Bellanova. Attenzione che va via Lorente. Bravo. Prova a entrare in area di rigore. Arriva il tiro, cross, una deviazione. Autogol! Autogol del Sassuolo, 2-0 per l'Inter, l'autogol di Tressoldi che mette il pallone sotto l'incrocio, Bellanova prova, il tiro cross in diagonale, Tressoldi ci mette il piedone e devia il pallone sotto l'incrocio dei pali, dove Consigli non può assolutamente arrivare, deve solo guardare la palla e insaccarsi, 2-0 per l'Inter. Non so se è gol di Bellanova, 8 gol di Tressoldi, non so cosa deciderà la Lega. Ma 2-0 per l'Inter, fatemelo urlare, Raul Bellanova! Anche se secondo me è un autogol di Tressoldi. Sì. Lautaro, 3-0! Lautaro Martinez! El Toro! 3-0 per l'Inter, 20° gol in campionato per Lautaro! 3-0 con Lautaro Martinez che si libera lì dell'area sul sinistro, tira, deviazione che spiazza Consigli, anche qua è una deviazione di un giocatore del Sassuolo, ma questa volta il gol verrà dato a Lautaro. 3-0 per l'Inter e il Toro, bravi ragazzi, bravi! Berardi dentro l'area, vediamo cosa sa fare, Berardi alza il pallone in corna! Enrique dentro l'uscio! 3-1. Questa volta è buono il gol, 3-1. Matheus Henrique che praticamente qua, piazza di testa il pallone dentro al sacco e accorciamo le distanze. Tutta la partita. Bairami che crossa al centro, colpo di testa e gol! Ragazzi, ma non si può. Dentro l'uscio! Ma non si può, ragazzi. Dentro l'uscio! Ma come dentro si fa? L'uscio! Continua Frattesi! Ma fai qualcosa, cambia. Settimo fai qualcosa. Gol in campionato! Ma dai, ma come si fa a fare il 3-2? Lo deve togliere! Dakandam! Dietro. Palla all'indietro di Gagliardini per Bastoni, no, attenzione, ancora Gagliardini vicino alla linea dell'out, verticale a cercare Gosens, ancora Brozovic, ecco ancora Gosens, inserimento dai. Brozovic, c'è spazio, dai, c'è spazio ragazzi. Per Brozo dai, che dà Romelu, dai, Luca, Romelu in area di rigore, Romelu! Grande Romelone! Romelu! Grande! Luca!
proprio lui. 4-2 doppietta. È finita! È finita! L'Inter batte il Sassuolo 4-2 con un grandissimo Romelu Lukaku. Poi gol di Lautaro e autogol di Tresoldi. Finisce 4-2 per l'Inter. Bravo il Sassuolo, ma questi punti per noi sono importantissimi. Fondamentali.